24 agosto 2022, messaggio di Maria Addolorata a Valeria Copponi. Il mio amore per voi è immenso, ma ora è troppo tardi. Anche Valeria Copponi ritorna con un nuovo messaggio, presumibilmente l'ultimo messaggio del mese di agosto, e adesso arriva dalla Madre di Dio, che si fa chiamare in questo caso Maria Addolorata. Un messaggio piuttosto lungo, in cui la veggente romana dice tante cose, ma siamo sempre sul discorso della preghiera che è indispensabile per essere protetti dal Signore, oltre che delle buone azioni da compiere in questo che sembra essere il periodo finale. Purtroppo, dice Maria, l'amore di Gesù che è morto sulla croce non sembra essere servito e il male si è impossessato del mondo. Occorre pentirsi e pregare per la nostra salvezza. La Madonna termina il messaggio con questa richiesta e ci conforta comunque, dicendo che anche lei prega per tutti noi. Preghiamo perché non capiamo realmente quanto sia grande l'amore di Gesù per tutti noi. Ascoltiamo il messaggio. Maria addolorata. Il figlio mio è asceso al cielo dopo tutte le sue sofferenze. Il Padre suo lo ha liberato da tutte le sofferenze che voi, uomini, siete stati capaci di procurargli. Io vi prego, pentitevi di tutti i vostri peccati se vorrete rinascere al cielo. State esagerando con le vostre offese, non riconoscete che colui che ha dato la vita per voi è il vostro Creatore. Se siete su questa terra è soltanto perché siete stati amati dal vostro Signore, Dio dell'universo. Io prego per voi e continuerò a farlo finché l'Onnipotente vi richiederà a Lui. Non volete capire che il vostro mondo sta esaurendo tutte le sue gioie? Voi non rispondete più a tutto ciò che Dio, nella sua grande bontà, ha voluto concedervi. Sulla terra non riuscirete più ad avere i beni che Gesù vi ha donato, a costo della sua vita. Quando capirete quanto sia grande il suo amore per voi, sarà troppo tardi. Pregate e offrite le vostre sofferenze per i vostri fratelli che non vogliono riconoscere l'amore che il mio Gesù ha per loro. La vita che state conducendo non corrisponde più all'amore che Dio aveva pensato per voi. Pentitevi, figli miei, finché siete in tempo. Non potrete più fare i vostri comodi, poiché Dio, che ha creato il cielo e la terra per voi, così come ve l'ha donata, la riprenderà e tutto si concluderà per voi figli disobbedienti. Io prego per voi, ma ricredetevi e pregate per la vostra salvezza. Maria, addolorata.